Lo schianto dell'aereo delle frecce tricolori a Torino e la morte della piccola Laura di 5 anni, la cronaca di Vincenzo Frenda e poi il punto con un pilota esperto di sicurezza dei voli. I mezzi di soccorso lavorano per tutta la notte per recuperare ogni pezzo utile a ricostruire quanto accaduto ieri alle 16.30 quando una pattuglia di 5 aerei delle frecce tricolori in formazione a triangolo decolla dall'aeroporto di Torino per un volo di prova per un'esibizione. Subito si capisce che qualcosa non va, il Pony 4 della coda sinistra non prende quota mentre gli altri aerei si alzano. Il motore dell'aereo si spegne, il pilota, il maggiore Oscar Del Do, prova a riavviarlo ma non ci riesce, tanto che l'aereo inizia a scendere. Il pilota si inietta con il paracadute che si apre subito, mentre il velivolo crolla a terra sulla pista incendiandosi diventando un missile senza controllo e prosegue la corsa fin fuori l'aeroporto. Colpisce un'utilitaria che percorre la strada attigua, a bordo c'è una famiglia della zona, padre, madre e due figli di 12 e 5 anni. La macchina colpita si ribalta e si incendia, investita dal carburante dell'aereo. I genitori riescono a tirare fuori il figlio più grande, ma nulla possono fare per la più piccola, Laura, che muore subito. Ustionati i genitori e il fratellino. Dai primi rilievi si pensa ad uno stormo di uccelli finito dentro il motore, il bird strike, l'incubo di ogni pilota. Il fenomeno del bird strike continua a rappresentare uno dei principali fattori di rischio per l'industria dell'aviazione, sia essa commerciale sia essa militare. È un fenomeno trasversale che interessa tutti gli aeroporti del mondo e è un fenomeno in crescita soprattutto dopo la pandemia, quando le specie selvatiche si sono riappropriate degli spazi lasciati liberi dall'uomo. È un problema che per essere risolto ha bisogno di un approccio multidisciplinare dove conoscenza, competenza, tecnologia sono indispensabili. È un problema veramente grande che meriterebbe un approccio molto serio e che polemiche sterili e faziose che stanno nascendo in questi giorni di sicuro non aiutano a risolvere.